Prova, prova. Prova. Ciao raga! Allora, ho un problema, verità ne ho tanti. Io normalmente registro questi video con una telecamera reflex e sopra c'è montato un microfono della Rode, o come si dice. Ve lo faccio vedere da qua. In questo momento io sto vedendo quella cosa lì. Ecco qua. Questo qua è il microfono Rode con il quale io sto registrando. Il problema di questo microfono qui è che è direzionale verso di me, però registra tutto quello che succede nell'ambiente. Quindi ci sono un sacco di rumori sottofondo, c'è la macchina che passa, c'è il camion, c'è la moto da cross che spesso nei vari video li bestemmio dietro. Allora oggi con questo cartone che avete visto qua sulla mia scrivania vorrei costruire un microfono nuovo da tavolo in modo tale che riesco forse a fare l'audio un pochino meglio quando faccio le cose sul tavolo. Non so neanche da dove iniziare in verità, perché non mi sono creato nessun progetto, quindi devo soltanto improvvisare. Ecco, tipo, queste robe qua non mi servono. Allora, io vorrei costruire uno di quei classici microfoni, quelli, non so se avete presente, quelli con le fessure che una volta erano quelli grigi. Ma porca di quella tro... Allora, l'idea sarebbe quella di fare una base con sopra il microfono fatto in questo modo. Chiaramente la cosa deve essere molto più piccola di questo, perché sennò non è che posso fare un video con tutto sto coso qua d'attorno, no? Taglierino. Fa schifo, fa schifo. Praticamente il primo tentativo è quello lì con quel coso lì. Mi è salito un po' il crimine perché stava venendo male, quindi adesso ci riprovo con questa. Per fortuna che ho preso un'altra scatola. Ok, raga, allora, secondo tentativo. Qua io credo di sfruttare questo pezzo qui già fatto per creare la base del microfono. Allora, io direi, tagliamo qua. Lasciamo questo pezzettino qua in modo tale che posso creare la chiusura della scatola sotto. Olè. Ok, raga, la base è fatta. Adesso con il pezzo rimasto creo il microfono da mettere sopra. Quindi questa qua per ora lasciamola lì. Questo taglio qui, ragazzi, l'ho fatto soltanto per aiutarmi a piegare questo pezzo, ok? Perfetto. Sta già prendendo forma. Ok, raga, è un quadrato quasi perfetto. Ci siamo quasi, raga. Anche il microfono sopra è fatto. Dovrebbe venire fuori una cosa più o meno così. Magari questo qua lo faccio un pochino più piccolo. La grandezza più o meno è questa, che andrà sopra qui. L'ho fatto piccolino in modo tale che adesso gli attacco tipo un pernino che va giù. Il pernino che va giù possiamo farglielo con questo qua, forse. Così avete un bel cerchio perfetto, in modo tale che io questo qua lo metto così e questo qua così. Iniziamo ad incollare questo pezzo, però anziché utilizzare lo scotch utilizzo la colla a caldo. Perfetto. Qua dovrei fare quelle piccole fessure classiche del microfono. Ok, raga, il microfono sta iniziando a prendere piede. Visto e considerato che queste qua sono più centrate verso di là che verso di qui, anziché metterlo in verticale così, lo metto per così, in modo tale che questo difetto non si vede perché rimane o sotto o sopra e sembra fatto apposta. Quindi dovrebbe diventare una cosa così, più o meno. E deve anche funzionare, quello è l'importante. Perfetto, quindi questo qui deve attaccarsi qua e questo qui qua, magari messo così almeno il piedistallo non si vede ed è un po' più carino. Devo tagliare quindi questo qua in modo trasversale. Vediamo se ce la farò. Buon, perfetto. Questo qui è da incollare così, quindi magari qua gli faccio anche un bel buco.
Ma perché devi fare il buco qua? Tanto se devi mettere questo, cosa te ne fai del buco? Il buco, vedrete a cosa serve alla fine del video. Colla! Ok raga, questo qua l'ho incollato. Adesso devo incollare questo qui, però questo qua lo appiccico dopo. Prima devo sistemare questo. Prima di chiudere questa scatoletta qui, vorrei mettere qua dietro un pochino di stoffa, perché sennò è brutto da vedere. Ho messo dietro anche questo pezzettino di stoffa, in modo tale che da così non fa schifo. Voi vi chiederete, ma Miki, perché hai messo la stoffa che tanto è un microfono finto? Microfono finto? Questo microfono qui funziona veramente e sarà meglio del Rode da 160 euro. Alla fine scoprirete perché. Tutto alla fine. Quindi siete obbligati ad arrivare alla fine. Secondo voi io spreco tutto quel tempo qui per fare un microfono finto? Sei pazzo! Allora, ok, ci siamo. Adesso incolliamo questo. Ok raga, ci siamo. Come potete vedere la stoffa si vede bene. Ok, adesso bisogna attaccare tutto sopra qui. Colla. Ragazzi, quasi finito. Quasi finito raga, quasi può anche aprire. Ok raga, ci siamo. Prova. Ok raga, allora è arrivato il momento della prova. Prova con quel microfono lì. Adesso mi sentite da quel microfono Rode 160 euro. Adesso proviamo con questo qui. Prova. Diciamo che potrei fare dei video parlando con il microfono qua. Microfono fai da te, costruito col cartone, colla a caldo e un pezzettino di stoffa. Punto. Funzionante. Ok, adesso vi dico il perché ho fatto i buchi, il perché ho messo quel coso lì e il perché funziona sto coso. Semplicemente dentro c'è l'iPhone che sta registrando. Qua raga, avevo fatto il buco perché c'è dentro il microfono e tutta questa cosa qua viene nascosta da quel pezzettino di stoffa che avevo messo alla fine. Quindi praticamente io faccio entrare il microfono dentro quel buco lì, tenendo il jack da questa parte, che poi vabbè non è il jack però va bene, in modo tale che le due cuffie ci possono stare anche dentro qui. Chiudo e sembra che c'è un microfono di cartone che funziona. Probabilmente non lo userò mai sto coso. Vedete adesso, non sto usando questo microfono. Sentite quanti rumori che ho. Sentite quanti rumori che si sentono. Adesso c'è sotto uno che sta tagliando l'erba. Facciamo un esempio. Io sto usando il microfono della Rode e si sente tutto. Proviamo con questo qui. Quindi inserisco il microfono dentro qua. Ok. Metto dentro l'iPhone nel suo case creato dal signor Michele Molteni nel suo canale di YouTube. Faccio partire, tac. Perfetto, in questo momento state già sentendo il microfono dell'iPhone. Questo qua è quello che si sente tramite il microfono che ho appena costruito io. Quindi è molto meglio questo qui. Perfetto raga, ci vediamo la prossima volta con un altro video. Vediamo cosa costruire o di cosa parlare. Ok? Ciao raga!